Nella circostanza attuale abbiamo gestito un workshop che ha coinvolto il liceo artistico di Cittanova e il liceo artistico di Vibo Valenza, che oggi sono ospiti della nostra istituzione, come fase di orientamento operativo. Quindi non soltanto una fase nella quale si racconta ai ragazzi qual è la vocazione formativa della nostra istituzione, ma si esplica con un progetto accompagnato da un artista che proviene da un'ulteriore accademia, l'Accademia delle Arti di Roma. È un progetto fortemente voluto da un gruppo di colleghi, e questa è una cosa che fa fregio a questa direzione, avere in sinergica collaborazione un gruppo e un numero elevato di colleghi che si prestano quotidianamente a quello che è l'immagine che bisogna occorre offrire al territorio. Ma questo è un progetto, tra l'altro, che apre ancora di più le nostre frontiere, perché è un progetto che unisce come principio sinergico l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Cosa dire, siamo fortemente fieri da quello che è la spinta che stiamo cercando di offrire al territorio affinché l'immagine di questa Accademia prenda finalmente una dimensione che, accompagnando il cinquantennale, dia una dignità all'intero territorio. Nel percorso della mia vita ho avuto occasione di dirigere anche altre istituzioni omologhe a queste, ma non mi è mai capitato di riuscire ad avere un gruppo così coeso, fortemente coeso, di colleghi appartenenti a vari settori disciplinari. E quindi è un motivo di orgoglio che io racconto al nostro territorio. È stato uno sforzo profuso affinché finalmente la nostra formazione potesse essere accompagnata da spazi che consentissero il piano laboratoriale. Questa nuova sede, in accompagnamento a quella che già da 2 anni, 3 anni, consente alla nostra formazione, ci dà una nuova dimensione. Noi abbiamo fatto una tappa zero a Parenti con le prime riprese e adesso ricominciamo ad aggredire l'Appennino e a contattare le comunità, le loro storie, le loro narrazioni intorno appunto a queste falene della famiglia Amata che in qualche modo rappresentavano una volta, ma tuttora l'arrivo della primavera, l'inizio dei giochi all'aperto. Abbiamo iniziato a intervistare persone di varie generazioni e stiamo ancora raccogliendo le storie. Quindi siamo andati con i ragazzi dei licei di Vibo e di Cittanova ad attraversare la parte della Sila, partendo con la forestale Carmine Lupia dal centro visita. È stato un incontro assolutamente fantastico con i luoghi, con le storie. Siamo qui nella sede, diciamo, dei laboratori di scultura perché tutti i ragazzi stanno lavorando appunto sul proprio bastone, quindi su quell'elemento di quel bosco che hanno portato con sé, che li ha resi branco, che li ha resi gruppo, che li ha resi intelligenza collettiva e che quindi andrà poi a riformare una nuova foresta di sculture, una nuova intelligenza forse visiva. Di sculture. Io sono veramente stupita perché sono ragazzi giovanissimi, neanche dell'ultimo anno, e hanno avuto una cura ed un'attenzione anche ieri nell'attraversare con la guida quel bosco, oggi nel proporsi come diciamo parti integranti di un'intelligenza collettiva che scolpisce. Sono stati bravissimi, attenti, presenti e oltre alla bravura devo dire che questi ragazzi hanno una fiaccola di entusiasmo abbastanza contagiosa.